Eccoci qua, allora per questo 8 marzo online, nella impossibilità di fare fisicamente nei vari luoghi programmati gli incontri, abbiamo questa possibilità di utilizzare l'aula virtuale per incontrarci. E quindi da qui, abbiamo iniziato settimana scorsa, fino all'8 marzo avremo la possibilità tutte le sere dalle 18:30 per un'ora di portare la nostra attenzione su argomenti particolari che sono appunto anche risultati di incontri, di confronti avvenuti in passato e sui quali vale la pena approfondire. Allora, stasera abbiamo ospite Cristina Muntoni da Cagliari. Abbiamo conosciuto Cristina negli anni, perché appunto io ho sempre letto del suo lavoro, ma l'abbiamo incontrata fisicamente a Roma il 5 luglio scorso. Lei è una studiosa di storia della sacralità femminile e anche ambasciatrice della destinazione del Principato di Monaco nel mondo. Quando ci siamo incontrate, le ho raccontato di quello che avevamo fatto a Matera. Matera è stato per noi una tappa importante dopo l'Expo. Abbiamo lì a Matera costruito un progetto che l'abbiamo chiamato Città delle Donne, che lanceremo appunto prossimamente, ma che nel frattempo comincia a girare presso i comuni. È un contenitore che presuppone da parte del comune l'adozione di una delibera e il comune che adotta quel progetto fa diventare quella città uno spazio politico per le donne. Ecco, questa è una cosa importantissima e Cristina ha subito capito l'essenza profonda di questo progetto e da lì abbiamo cominciato a ragionare sulla possibilità di costruire appunto all'interno di questo contenitore tanti altri progetti. Uno è il libro, è il dizionario. Alcuni di voi hanno già scritto, hanno già mandato il loro testo. Il dizionario è un modo per declinare parole usate in maniera, diciamo, anche fuorviante in molte occasioni e fare diventare le parole delle donne per le donne, perché la parola crea. Questo è l'oggetto dello studio che appunto Cristina ha voluto stasera raccontare a noi. Cristina ha scritto la prefazione di questo libro. Pensavamo di poterlo portare a Fiume a maggio, ma i tempi che stiamo vivendo probabilmente ci faranno slittare questo evento e vediamo se riusciremo a organizzare a Fiume. In ogni caso stiamo già lavorando per Bergamo, sperando appunto che non ci siano problemi di emergenza sanitaria, che comunque questo si interrompa perché Bergamo sta diventando un po' un focolaio, comunque verso la fine di ottobre, quindi dovremmo avere anche passata l'estate e quindi avere più così, un tempo diverso. Quindi Cristina Muntoni appunto stasera ci parlerà di questo lavoro intorno alla parola, che è la parola che crea, e poi vedremo insomma come svolgere anche una serie di domande nei suoi confronti. A me piacerebbe molto parlare di questo ruolo della politica, perché in realtà noi siamo qua, facciamo politica e questo modo di entrare all'interno delle parole in realtà è un modo molto concreto per fare politica. Grazie, adesso chiudiamo il microfono anche a me e fino alle 19:15 lasciamo lo spazio a Cristina. Poi facciamo un... Allora, Grazie. grazie Isa, sono molto onorata come sempre di tutti i tuoi inviti che sono veramente qualcosa di prezioso. Tu fai qualcosa di enorme, questa rete che stai creando, non solo tra donne ma anche tra uomini, perché hai anche istituito quel premio Uomini Illuminati che apprezzo molto, perché dobbiamo andare avanti. Io parlo della sacralità femminile, ma ci tengo molto a specificare che questo sacro femminile è anche dentro gli uomini, perché è un concetto che dobbiamo assolutamente integrare. È stato vilipeso, è stato distrutto dalla subcultura, diciamo, patriarcale, a vantaggio di una cultura maschilista, di sopraffazione, di gerarchia, di dominio, che ha cambiato non solo la società, ma anche lo stato è personale, individuale. Ecco perché io dico risvegliare la sacralità femminile, parlare di storia della sacralità femminile è un atto politico. Per me è un atto politico forte perché significa risvegliare degli aspetti che cambiano in senso migliorativo, ovviamente, in termini di equilibrio e di armonia, non solo l'equilibrio individuale, ma anche di riflesso quello sociale. Abbiamo bisogno di ritrovare questa armonia, abbiamo bisogno di ritrovare l'equilibrio. Qualcuno mi dice: tu fai dei discorsi utopici, non sono utopici, è proprio
La storia mi serve a dimostrare che non è utopia, perché sono esistiti tempi enormemente lunghi, parliamo di almeno accreditati 40.000 anni di storia contro i 3.500 del patriarcato, dove esistevano forme sociali differenti, che sono andate, è vero, via via modificandosi nel tempo, ma che dove esisteva un altro tipo di equilibrio. Ed erano tempi in cui veniva celebrato il femminile generante. Noi qui in Sardegna abbiamo molte dee madri dei tempi in cui appunto il femminile era assolutamente celebrato. Quindi per me questa è azione politica, parlare di storia. Quindi io non parlo solo di filosofia pura e di storia come, diciamo, insieme nozionistico, ma ho un approccio che è quello dell'antropologia concettuale, che serve a prendere dal passato gli strumenti per vivere bene il presente, sia individualmente che socialmente. In questo senso è azione politica. Quindi il tuo invito a scrivere la prefazione di questo dizionario per me è stato, diciamo, molto importante, perché significa proprio rendere concreta questo lavoro di divulgazione che io, come sai, faccio attraverso delle conferenze esperienziali, perché credo esattamente nell'ottica del femminile che l'informazione deve passare anche non solo attraverso la mente, ma attraverso l'esperienza, il vissuto e l'emozione. Quindi una narrazione che passa attraverso l'emozione va a sedimentarsi in maniera molto più profonda. E quindi, ecco, i laboratori che faccio di scrittura rituale, eccetera, servono proprio a sperimentare nella propria vita come si può concretamente cambiare, sia individualmente che socialmente. La parola crea, hai detto, questo è il mio motto, è proprio esattamente la cosa su cui credo fortissimamente. Il lavoro con le parole è fondamentale, perché la cultura patriarcale ha modificato il significato stesso di molte parole, e quindi noi ci troviamo oggi a co-creare un mondo di cui anche noi siamo artefici attraverso una narrazione in cui noi donne siamo come delle ospiti indesiderate. Per esempio il maschile inclusivo, no? Dire, non so, devo formare un team, mi servono tre architetti, ingegneri, mi servono dei ministri. Se io parlo al maschile dicendo che include il femminile, è una intanto grammaticamente scorretto. Su questo l'Accademia della Crusca si è ampiamente pronunciata. Collaboro in questo lavoro di divulgazione con Cecilia Robustelli, che collabora con l'Accademia della Crusca, quindi è grammaticamente scorretto dire che il maschile include il femminile. Ma anche c'è qualcosa di più, che io quando parlo penso e creo il mondo, creo il mio contesto. Se io dico sto cercando degli architetti, automaticamente li sto pensando al maschile, quindi questo andrà a condizionare la mia ricerca. Se io anche addirittura incide così tanto la parola nell'immaginario, che anche se io la uso in negativo, per esempio non pensare alla Tour Eiffel, tu stai pensando alla Tour Eiffel. È talmente forte il potere immaginativo della parola e di conseguenza creativo, che addirittura funziona anche se lavoro usando il negativo. Allora, ecco che il dizionario, appunto, per la città delle donne, che è una città magnifica, una città fluttuante, che non ha confini geografici, non deve averli, perché deve essere il mondo. Questo mondo ce lo dobbiamo costruire, e i mattoni, secondo me, sono proprio le parole. Qualcuno dice ci sono altre cose più importanti di cui parlare, va bene. Si dice sempre che c'è qualcosa di più importante di cui parlare quando si parla delle tematiche del femminile, sempre, ma questo è benaltrismo e non mi piace. In realtà il linguaggio è importante quanto lo sono altre cose. Per esempio, il concetto di la violenza, per esempio,
non è scollegata dal concetto del linguaggio, perché l'atto di violenza, diciamo, si manifesta, è un agire di un pensiero che ho sedimentato, creando un terreno fertile, per così dire, tossico, già con l'uso di parole che sono andate a crearmi una svalutazione che poi dentro la testa della persona malata che picchia e addirittura uccide una donna è giustificato, perché si è creato già la narrazione con le sue parole di svalutazione che quella è una cosa giusta. Le parole quindi sono importanti, sono i mattoni attraverso i quali possiamo incidere e costruire il nostro presente e il nostro futuro. In questo senso quindi ribadisco ancora, per me parlare di storia della sacralità femminile, di cui ovviamente il discorso sulle parole è solo una piccola parte, è azione politica. Noi ci limitiamo a noi stesse attraverso le parole, nutrendo degli stereotipi, per esempio. Eppure possiamo dire esistono le leggi che non permettono più che si pongano dei limiti al nostro esistere. E allora perché, mi chiedo da avvocata, anche se non esercito più da 3 anni, esiste questa dicotomia tra l'essere e il dover essere del campo del diritto? Perché se guardi le leggi, il rispetto c'è dovuto. Perché tutto questo movimento reale, concreto, di violenza, di azioni contro le donne? Se, e tutte queste limitazioni anche in campo lavorativo, l'essere pagate di meno, perché esiste questa dicotomia così enorme tra l'essere e il dover essere del diritto? E io penso che forse proprio anche perché la realtà narrata dalle leggi non è quella che ci raccontiamo noi, anche nel nostro intimo. Continuiamo a raccontarci la storia che non abbiamo diritto di esserci. La società continua a raccontare una realtà in cui dobbiamo chiedere permesso per esserci e festeggiare quando ci si aprono le porte, quando invece magari abbiamo più meriti. Quindi da cosa ci accorgiamo che avviene tutto questo? Proprio dalle parole, dalla narrazione. La storia della sacralità femminile è una narrazione che ci è stata negata, perché per lunghissimo tempo agli studi potevano accedere solo gli uomini, nella interpretazione anche di un reperto passava attraverso il filtro del maschilismo di cui erano impregnati. Quindi inizia anche la narrazione, ma tuttora anche i libri di storia, che cosa ci raccontano alle scuole? Intanto un racconto che per lo più inizia proprio dall'epoca in cui il patriarcato inizia ad affermarsi, e prima c'è un racconto molto vago, basta guardare anche le immagini, no? Le immagini della preistoria, cosa ci dicono? Vediamo, diciamo, l'immagine tipica, quella di un uomo che ha una clava in una mano e nell'altra tira per i capelli una donna. Questa era la realtà? Non era la realtà. Questa è una interpretazione patriarcale, falsa, che mette da parte tutta l'interpretazione che poi in realtà è stata fatta, ma è poco conosciuta, da numerose studiose, perché poi è iniziato a intervenire anche l'apporto femminile a questi studi e a questa narrazione. Nella preistoria in realtà, certo che c'erano pure i casi di violenza e di diciamo di disequilibrio, ma la società fondamentalmente era una società di tipo diverso, era una società che si sviluppava in senso matrilineare e matrifocale, la donna era al centro, quindi si sviluppava orizzontalmente e non verticisticamente, come avviene nel patriarcato, e questa narrazione è importante saperla, è importante conoscerla. Perché è importante conoscerla? Anche per restituirci la consapevolezza del nostro valore, la consapevolezza del nostro stato sacro, perché le donne erano veramente considerate il tramite tra il mondo terreno e quello divino, ne parleremo. Quindi
riconoscere, ritornare a riconoscere la nostra sacralità è fondamentale, è importantissimo, perché ci hanno fatto credere che in realtà, tutt'altro che sacre, ci hanno fatto credere che siamo... mi vengono in mente dei termini che non voglio dire adesso, ma veramente la feccia dell'umanità. E ci sono testi anche con cui siamo stati formati e formate nella narrazione, nella religione per esempio. Ci hanno inculcato il concetto di essere sbagliate, di essere un frutto sbagliato dell'umanità. Riprendere consapevolezza della propria sacralità è cosa invece importante. E attenzione, io non parlo di matriarcato, che è una cosa falsa, perché molti pensano l'alternativa al patriarcato è il matriarcato. Non è vero, perché il matriarcato in realtà è sempre una forma di dominio su un sesso su un altro. Io sto parlando di matrifocalità. Questa c'era e questa sarebbe bello anche ritornarci. Comunque una forma di assoluto equilibrio dove la donna è al centro, ma non nel senso di supremazia, è proprio un'altra forma mentis, un altro paradigma. Cioè la donna è al centro, ma come una madre che con i suoi figli li guida, c'è una differenziazione di ruoli, ma dove la donna è assolutamente rispettata come generatrice di vita, come tramite tra l'umano e il divino, e soprattutto al di là della donna in sé è diversa la concezione sociale, appunto ripeto, orizzontale e non verticistica, collaborazione, condivisione e non competizione, che è quella che crea una struttura verticistica. Ritornando al potere delle parole, perché cosa c'entra tutto questo col potere delle parole? Proprio c'entra perché ci hanno raccontato una storia che abbiamo creduto che fosse l'unica realtà possibile. E quindi è dalle parole che dobbiamo partire per riniziare una nuova narrazione del mondo, perché quello che noi ci raccontiamo e raccontiamo è quello che creiamo. Le parole sono importanti. Le parole hanno un potere generativo, un potere creativo, un potere anche curativo. Per esempio, in America ci sono già le cattedre universitarie di medicina narrativa. In Italia, anche se la culla dell'umanesimo, siamo un po' indietro su questo, però gli studi insomma, arrivano anche qua. E cosa significa la medicina narrativa? Significa è una competenza narrativa per entrare nelle storie delle malattie e prendersi cura, è lo studio di come comunicare con i pazienti, è lo studio di come il racconto anche di una malattia, di come la comunicazione può modificare anche lo stato di salute. Le neuroscienze ancora ci dimostrano che le parole curano, lo dimostrano e ricostruiscono il sé diviso dalla malattia. Pensiamo ad esempio all'effetto placebo, perché l'effetto placebo è assodato, è anche nozione di comune, di approccio comune, insomma tutti sanno che cos'è l'effetto placebo e da cosa è, quindi evidentemente esiste un potere enorme di suggestione che possiamo fare attraverso il nostro cervello rispetto al nostro corpo semplicemente attraverso l'uso di parole. Questa cosa ti cura, prendila e tu veramente guarisci. Ma è fantastica questa cosa. Poi l'interazione tra le parole, il significato e anche l'emozione che posso accompagnare alle parole ha degli effetti che per esempio sono stati dimostrati anche rispetto al suono delle parole da Masaru Emoto. Insomma, gli studi sulla capacità di incidere nella realtà, nel nostro corpo, nella realtà attraverso l'uso delle parole è abbastanza sedimentato. Gli antichi poi lo sapevano benissimo qual era il potere delle parole. Lo sapevano benissimo, pensate che abracadabra in aramaico significa così sia come ho detto, creo come parlo, abracadabra, io dico una cosa e così questa cosa diventa. E ce l'abbiamo anche nella Bibbia. Dio disse sia la luce e la luce fu, abracadabra, io parlo, creo. Addirittura il verbo era Dio, il verbo era presso Dio nel Vangelo di Giovanni. Quindi la parola era Dio, Dio, la divinità e la parola sono la stessa cosa perché ha la capacità di creare,
la parola. Allora, di fronte a tutto questo, non possiamo, diciamo, trascurare questo potere delle parole, visto che vogliamo fare politica in questo senso, vogliamo creare un nuovo mondo, un mondo dove ci sia posto per un equilibrio tra il maschile e il femminile, non quindi sopraffazione. Prima accennavo al concetto di matriarcato, che è sempre una forma di dominio, ma che tra l'altro è esistita in pochissime regioni del mondo, molto remote. Matriarcato, questa forma di dominio non era la cosa diffusa. L'alternativa a questa forma di dominio, che il patriarcato, è la matrifocalità. Quindi l'importanza delle parole oggi come oggi passa soprattutto attraverso il linguaggio di genere, come dicevo, perché continuare a raccontare, perché tra l'altro molte donne anche stanno, io sono molto attiva, insomma, anche nei social con il mio gruppo Eminas, che siamo ormai 12.600, mi sembra. Quindi sul concetto delle parole io punto molto e vedo anche le reazioni. Ho visto molte donne che difendono il sistema patriarcale, ai noi, e contrastano anche questo linguaggio di genere. Non mi piace, dicono, non mi piace. Avevo scritto un articolo per la 27esima ora del Corriere della Sera a questo proposito. Il non piacere non è, è normale che non piace. Anche a me all'inizio, quando mi chiamavo avvocata, mi suonava strano, ma il non piacere è semplicemente legato alla disabitudine. Disabitudine per aver usato per millenni, alla fine, soprattutto i ruoli e professioni di prestigio soltanto legati agli uomini. Quindi è una disabitudine, perché a dire schiava, serva, domestica, quindi questi termini al femminile non scandalizzano nessuno, e neanche professioni, diciamo, non apicali, infermiera, nessuno si scandalizza, maestra, nessuno si scandalizza. Si scandalizzano quando dici sindaca, anche se ormai è un po' sdoganato grazie anche al lavoro della stampa, si scandalizzano quando dici ministra, architetta, avvocata. Cioè, le professioni più, diciamo, socialmente rilevanti sono quelle che danno fastidio. Non suona, ci abituiamo, piano piano ci abituiamo. Però intanto è grammaticamente corretto, ed è scorretto grammaticamente non usare il femminile, non declinare al femminile i ruoli e le professioni. E questo è grammatica. Anche i libri di grammatica delle scuole lo stanno veicolando, quindi non ci sono più scuse. È assolutamente quindi corretto grammaticamente. Il concetto che non suona è legato a fatti storici. Quali sono le altre cose che dicono contro questa cosa del linguaggio di genere? Non mi piace, per lo più è questa la cosa che si dice. Non mi piace grammatica. Ah no, quello che dicono anche è, allora cosa devo dire, pediatro al maschile? Allora, i suffissi ista e iatra sono indeclinabili, quindi diciamo che le persone che dicono allora dovrei usare pediatro, dentista, diciamo suggerirei una lettura di libri di grammatica, perché c'è qualche lacuna da colmare. Poi, allora, la storia delle parole, quindi è molto interessante, quindi adesso parliamo della storia delle parole legate alla storia della sacralità femminile. Perché è molto interessante? Perché posso citare qualche caso interessante in cui le parole raccontano esattamente la storia della sacralità femminile nel cambiare il loro significato nel corso del tempo. Cioè, ci sono parole che alimentano l'incidenza negativa della visione del femminile, delle donne in generale, perché sono dispregiative, ma che, guarda caso, un tempo erano legate al sacro. E quindi è proprio la storia del femminile, la storia delle donne, che prima erano sacre, poi diventano, no? Il demonio. E la demonizzazione quindi è racchiusa in questi termini, che apparentemente non hanno nessun significato appunto negativo, ma
La demonizzazione è nata proprio con questo passaggio dall'epoca matrifocale di venerazione del femminile all'epoca patriarcale e al suo annientamento. E noi siamo talmente abituati ormai e abituate a usarle con questi sensi dispregiativi che abbiamo completamente dimenticato non solo il significato originario di questi termini, ma anche ormai il nostro stato regale e divino. Ad esempio la parola isteria. La parola isteria di solito è legata al femminile, no? È una donna che si taccia di essere isterica. E questa parola è veramente interessante perché intanto che cosa indichiamo quando parliamo di isteria? È uno stato, diciamo, di incontrollabile, esagerata emozione o eccitamento, quindi una donna che non si sa controllare, è un'isterica, una donna che manifesta quello che prova, però non è consentito, no? A una donna essere non solo una santa, ma anche arrabbiata, no? Non c'è consentito, perché il modello di riferimento ovviamente è quello di il modello di riferimento femminile che ci veicola, ad esempio, la religione, è quello di Maria Vergine, che quindi è la perfezione in senso, diciamo, di bontà, di purezza, un'irraggiungibile perfezione. Le dee antiche erano altra roba. Le dee antiche erano buone, ma erano anche cattive se si arrabbiavano, ed erano libere sessualmente, e questo non sminuiva il valore, perché la sessualità aveva un altro tipo di visione. Mi piacciono molto le dee antiche perché insegnano con il loro archetipo ad accettarci esattamente per quello che siamo, con tutti gli elementi, con tutto, che chiaramente nessuno si deve fermare nel processo di fioritura personale, come si dice in filosofia, che mi piace di più del concetto di evoluzione personale, cioè comunque di miglioramento di sé, ma anche accettare i propri lati, anche, diciamo, non socialmente accettati per una donna, perché per un uomo invece può anche arrabbiarsi, è ammesso, è giusto ed è sano. Tornando alla parola isteria, nonostante per l'American Psychiatric Association sia stata eliminata dall'87 dall'elenco delle malattie di origine psichiatrica, continua ad essere utilizzato proprio soprattutto come un insulto. Ma che cosa significava in origine? Allora, intanto il primo ad usarla come un disturbo, poi qualificato come una nevrosi, è stato Ippocrate. Ma la parola che ha appunto utilizzato per indicare questa nevrosi deriva dal greco isteria, che significa, attenzione, significa utero. La parola significa utero, e per il principio del, secondo il modello di indicare una parte per indicare il tutto, l'utero è una parte, la parte più sacra, la parte più importante e che definisce il femminile. Quindi con quella parola viene demonizzato l'intero corpo della donna, è l'organo della vita, per migliaia di anni è stato celebrato come simbolo della sacralità e della potenza della donna. E cosa diventa? Diventa malattia. E la cura qual è? Il maschio. Già alla scuola ippocratica, quindi siamo tra il V e il IV secolo a.C., cosa dice? Qual è la cura? La cura per una donna che evidentemente è sofferente, perché è debole, perché non sa gestirsi, è il coito, la cura. Quindi il male femminile è curato dal maschio. È l'opposto della donna feconda, infatti è la donna isterica. E i sintomi variano a seconda delle condizioni in cui si trova: verginità, sterilità, vedovanza, climaterio. Platone nel Timeo dice che le donne sono, e la vulva anche, assomigliano ad un animale desideroso di far figli, e quando non li fa, appunto, per molto tempo, allora si generano malattie. Quindi la cura galenica dell'isteria è il coito e la gravidanza. Quindi la soluzione è sempre il maschio. Poi nel Medioevo
il medico viene sostituito dall'esorcista e la malattia quindi si può risolvere con il rogo, ovviamente, perché le donne che non si sanno controllare sono che sono completamente se stesse, sono indomabili, sono evidentemente delle streghe e devono essere arse al rogo. Con l'illuminismo non è che le cose migliorino tanto, perché l'esorcismo viene considerato sì frutto di ignoranza e di superstizione, ma viene sostituito un approccio scientifico e razionale che comporta che quello stato viene qualificato come una malattia appunto scientifica, quindi si passa dal rogo agli ospedali psichiatrici, e che di solito era il modo più semplice per eliminare una donna pensante e libera. Per esempio Ida Dassler, la prima moglie di Mussolini, è sparita così, quando lei, insomma, che era una donna anche in gamba, salvo per quel fatto di aver amato Mussolini, ma era una donna che era un'imprenditrice, una donna intelligente, in gamba, e avanzava pretese giuste, legittime rispetto al padre di suo figlio, e quindi è stata eliminata così, con l'essere chiusa in un ospedale psichiatrico. Quindi l'utilizzo continuo di questa parola in senso dispregiativo e offensivo, oltre a essere frutto di ignoranza perché significava appunto utile, è gravissimo perché esprime tutta la misoginia che ha percorso in linea retta la storia, con l'unico scopo di annientare la radice sacra del femminile. Le parole creano, quindi usiamole con cura. È lo stesso identico percorso storico, studiando l'etimologia, lo troviamo per un'infinità di parole, come la parola troia, per esempio, che è un'offesa, come al solito, tra l'altro, colpisce la sessualità della donna. L'offesa per le donne è sempre a colpire la sessualità che non può essere libera. Una donna non può avere una sessualità libera, non è ammissibile. Quindi è sicuramente molto dispregiativo, e anche questo si riferisce a qualcosa che un tempo invece era sacro. Io mi ero sempre chiesta perché si pensa, no? Troia è una parolaccia perché ricorda Elena, il tradimento di Elena. E allora perché non è Elena la parola offensiva? Perché non è Elena? Perché non basta. Quello che si andava a colpire è l'intera città. Perché l'intera città? Perché l'intera città? La guerra narrata nell'Iliade, anche se a scuola ci raccontano e ci fanno tradurre per lo più i pezzi che riguardano la guerra, gli squartamenti, in realtà tutta una parte bellissima che riguarda le donne e il loro essere tramiti con il divino. La guerra di Troia è proprio quella che segna il passaggio violento del crepuscolo delle dee e diventa insulto, perché la guerra di Troia è proprio lo spartiacque del passaggio tra le società matrifocali e quelle basate sul culto della dea, perché Troia distrutta era una città in cui le donne erano venerate, in cui le donne erano riconosciute come tramite tra il mondo terreno e il mondo divino, e in cui al centro troneggiava un'enorme statua della dea che hanno dovuto togliere prima di attaccare la città, perché era considerata talmente potente che si sarebbe perso la sua potenza protettrice, era riconosciuta talmente fortemente che non si poteva intaccare altrimenti la città con quella protezione. Quindi tutto ciò che è sacro per la dea diventa negativo e malefico, e si porta appresso anche questa narrazione, questo significato della parola. Tra l'altro a Troia insomma, la considerazione delle donne era talmente alta che le profezie erano tenute di così gran conto che non si poteva andare a guerreggiare se prima non si sentiva cosa dicevano le donne nelle loro profezie. La parola della donna era sempre creduta. Pensate che in Italia sino al 1877 le donne non potevano neanche testimoniare in giudizio perché non erano credute. Nel sesto canto dell'Iliade, Ettore prega la madre Ecuba di recarsi con le altre donne e di offrire il suo peplo più bello
per avere per lui la grazia della vittoria. E in questo dimostra che, secondo la mentalità del luogo e del tempo, solo le donne potevano in quanto tali ottenere dei favori dalla dea. Quindi Troia era la città dove le donne erano rispettate, quindi nel passaggio al patriarcato andava demonizzata anche la città e Troia diventa da sacra a insulto. La stessa cosa la ritroviamo per tantissime parole. Maiale è un'offesa, no? Dire a qualcuno sei un maiale, una donna sei una porca, non è certo, come al solito per la donna ha più una valenza sessuale, no? L'uomo sei un maiale può essere anche che una persona un po' zozza, però per la donna è certamente riferita alla sua sessualità. È il maiale, tra l'altro, proibito mangiarlo per l'ebraismo e l'islam, anche nei Vangeli si fa riferimento al maiale che come animale diciamo impuro che non va bene, racchiude tutta gli spiriti maligni, ma il maiale era sacro per tutti i culti della dea, tantissimi culti della dea. Iside viene rappresentata con i maiali, Cerere e Demetra sono rappresentate con maiali, in Sardegna ancora c'è molta traccia di questo, moltissima traccia. Non esiste una festa in Sardegna in cui non si mangi il maialetto, perché la festa diventa sacra col maiale, il maiale. La dea Varahi significa letteralmente scrofa diamante, e questa rappresenta è la Shakti, è l'energia femminile, il potere femminile di Vishnu. È alla forma di, alla faccia di un cinghiale, lo vedete, non so, in Nepal si chiama Barai, e questa è assolutamente una dea potentissima, è una delle 7-8 dee madri della religione indù. Ci sono moltissime attestazioni sulla sacralità del maiale come legato al femminile, e poi diventa ovviamente anche in questo caso un'offesa. La parola puttana deriva dal latino puteus, che significa pozzo, buca, e si accosta proprio al principio della ricezione, del contenimento, quindi chiaramente all'utero, ma puttana è una donna anche oltre il mestiere, ma è anche l'offesa per una donna di faccia di costumi, no? Che di sessualità libera, e qui si va a colpire proprio specificamente la sessualità, che un tempo era considerata qualcosa di assolutamente sacro. Anticamente il sesso era una forma liturgica, un atto mistico che permetteva all'essere umano di trascendere i propri sensi e di entrare in una dimensione spirituale. Sexus in latino significa scisso. Il solenne mistero delle nozze sacre serve proprio a riunire le parti opposte. La Hierodula, la sacerdotessa amante, era chiamata prostituta sacra, ma è un concetto completamente, adesso ci vorrebbe molto più tempo per raccontarlo, ma è un concetto che non ha niente a che fare con la visione che si è avuta, perché era un atto celebrativo che ha a che fare con l'assoluta sacralità e l'unione tra le polarità opposte. Ma sul sesso, guarda, Ivza, forse dovremmo un giorno fare un webinar proprio sulla sessualità sacra, perché è molto importante, c'è un analfabetismo sessuale agghiacciante, ci perdiamo una parte meravigliosa della vita, c'è un analfabetismo, le persone vengono educate attraverso i film porno e perdono completamente un'occasione fantastica che ci offre la vita per essere sacri, limitandosi a fare ginnastica pornografica. Ora io mi sembra che sono quasi al limite, però io, sai Isa, vorrei
ma non so se ce la faccio a raccontare anche di qualche altra parola, tipo la parola serpente, che è quella demoniaca per eccellenza, ma anche questa era assolutamente sacra, perché il serpente perde la pelle ciclicamente ed è animale ctonio, quindi ciclicamente perde la pelle, rappresenta la ciclicità, così come il corpo della donna manifesta la sua ciclicità attraverso il mestruo, altra cosa demonizzata, invece era sacra. Il serpente ha un veleno che uccide, ma anche cura, e così come le antiche dee avevano questa doppia valenza, è animale ctonio, così come l'antico il femminile sacro veniva celebrato anche nei suoi aspetti notturni di ciclicità. Ma adesso io non so, c'è poco tempo, sicuramente vogliamo lasciare un po' di tempo anche per le domande. Allora, sai, io vorrei chiudere con una preghiera che ho scritto da poco, proprio in occasione un incontro che abbiamo fatto sul femminile, che voglio dedicare a tutte voi. Inizio con un paio di strumenti sacri che ci riportano ai suoni antichi di riconnessione con lo spirito. Nel nome della Dea Madre, di ogni essere vivente e dell'amore universale. Madre nostra che sei nei cieli, nella terra, nel mare e nel fuoco del nostro cuore, sia santificata la memoria di quando in te veneravamo il sacro femminile che è dentro le donne così come dentro gli uomini. E vivevamo in pace, in equilibrio, senza gerarchie, sopraffazione, dominio. Il nostro corpo era venerato come un tempio magnifico di manifestazione divina, qualunque forma avesse e in qualunque modo scegliessimo di usarlo. E ogni essere vivente agiva come una cellula di uno stesso corpo, perché ogni manifestazione della natura aveva lo stesso valore e partecipava alla stessa unità. Noi ti preghiamo, perché non abbiamo più la forza di vivere in questo inferno di disequilibrio che è arrivato col patriarcato. Perciò ti chiediamo che ancora, come un tempo, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, di farci vivere in armonia, in pace, nell'amore, celebrando il nutrimento, l'abbondanza e la vita, e non più la morte, la divisione, il dominio e la violenza. Dacci oggi la consapevolezza quotidiana di una coscienza collettiva universale, che siamo tutti e tutte parti di una sola unità, di capire che nella nostra diversità siamo complementari. Dacci fame di conoscenza, di pace, di condivisione e di bellezza. Dacci la capacità di meravigliarci, di amare ogni cosa a partire da noi stesse. Dacci il coraggio di uscire dalle gabbie mentali in cui siamo in trappola, che sollevano muri all'interno dei quali moriamo di solitudine e di dolore. Rimetti a noi i nostri debiti. Perdonaci di non esserci amate abbastanza. Perdonaci per aver pensato che esiste un modello di perfezione femminile irraggiungibile a cui aspirare, anziché vedere la nostra regalità e il nostro stato divino. Perdonaci per essere state quelle che volevano che fossimo, anziché quello che siamo, e per aver pensato che questo ci avrebbe fatte amare. Così come noi rimettiamo i nostri debitori, dacci la capacità di perdonare tutta la sofferenza che abbiamo subito. Non ci indurre in tentazione di adagiarci, pensando che nulla possa cambiare, e liberaci da questo male, ora e per sempre. Amen. A te.
te la parola, Isa. Io sono molto emozionata e quindi faccio un po' fatica perché mi ha preso proprio bene questa cosa, perché mi ha coinvolto da tanti punti di vista, e la tua narrazione è proprio il modo per tradurre molti dei miei stati d'animo, delle mie emozioni, dei miei pensieri. Quindi sento molto forte questa vicinanza con te e davvero sono contenta di averti messo, insomma, nel cammino che sto facendo, di averti incontrato. E quindi sono molto emozionata perché allora, il lavoro che noi dovremmo fare parte da queste cose che sono difficili da raccontare, perché presuppongono appunto anche un'accettazione di un'apertura, diciamo, mentale un po' particolare, nel senso che non è facile. Occorre davvero una consapevolezza e vivere man mano, no? questi momenti. Però io ho la certezza che tutte noi usciremo da questo seminario con questi semi, come le parole sono semi, noi, le parole che ci hai raccontato stasera sono semi di un percorso che ci porterà davvero molto unite e soprattutto verso obiettivi comuni da vivere insieme. Io però vorrei chiedere a Mariella, vedo Mariella Berra da Torino, che vive anche lei questa dimensione, volevo chiedere da lei una sua riflessione. Mariella, ci sei? Mariella è una donna di scienza, però lei unisce questo suo modo di essere donna di scienza con questa visione che oggi qui abbiamo, che Cristina ci ha raccontato. Beh, io non sono una donna scientifica, sono una donna che ho studiato l'innovazione e il lavoro, perché ho una formazione giuridica e umanistica. Comunque è molto interessante, ma non solo interessante, perché queste cose che ci ha detto Cristina ci fanno riflettere sulla continuità di una memoria. Su quello che non siamo abituati a vivere solo il presente, e questo invece ci induce a riflettere su un qualche cosa di molto profondo che abbiamo insieme. A me sono venuti in mente, oltre tante letture, ad esempio le Troiane di Eschilo, quando parlava di Troia e dell'importanza delle donne, ma anche della dignità delle donne, perché non erano succubi, tant'è che Ecuba dice, cosa dice di Elena? Una donna non viene rubata se non vuole essere rubata, quindi anche un concetto che non è solo sacralità di una donna, ma anche di consapevolezza di sé, no? E la consapevolezza di sé io penso che si ricostruisca anche attraverso una riflessione storica in un momento di grande superficialità come oggi. Grazie, grazie di questo intervento, grazie, è così. Posso intervenire perché devo scollegarmi, purtroppo un problema familiare, sono Giustiniano, volevo fare i complimenti. Ciao Giustiniano, ma purtroppo... Non ci siamo trovati a Cagliari, ma avremo modo di tornare, scusate se mi sono intromesso a piedi uniti, ogni sera... che mi trovo con voi, imparo qualcosa e non so come ringraziarvi. Ma metti l'immagine che non ti vedo. Eccomi, io perché sono un po' strano. Sì, ciao. Ci tenevo a esserci, vero? Ero in Sardegna, ahimè, per una brutta cosa, anche oggi, anzi ieri oggi, perché è mancato mio cognato. Però ci tenevo a esserci e quindi volevo ringraziare tutte quante voi, Cristina, per quello che mi avete dato, e sentire parlare te mi ha fatto tornare i miei 4 anni in India, quando parlavano di tantra, di sacralità femminile, e noi siamo veramente talmente lontani da questo mondo dove il rispetto e la sacralità sono fonti inesauribili, soprattutto su certi argomenti. Vi voglio solo salutare, ringrazio ancora Isa per questa meravigliosa opportunità e spero di vedervi e di sentirvi nei prossimi giorni, sicuramente anche venerdì, magari vi racconto qualcosa anch'io. Scusate se devo scappare, grazie Isa, grazie Cristina, grazie a tutte voi e un abbraccio fortissimo, grazie. Grazie, grazie di esserci stato, Giustiniano, che bello che c'era anche un uomo.
Sì, infatti quando parlate del mondo femminile mi sento un po' solo, però ci sono, cerco di esserci sempre. Buona grazie. Serata, grazie. Ciao. Grazie, grazie Giustiniano. Allora, prenderà la parola Diana. Sì, grazie innanzitutto Cristina per questa condivisione, ma anche per questo grandissimo lavoro che stai facendo, mi viene di darti del tu. È certo. È bello questo lavoro nel contesto di quello che dicevi prima, il maschilismo, che è anche delle donne, perché è una cosa trasversale, quindi linguaggio che viene accettato, non accettato. E quando hai parlato di maestra, maestro, mi si è accesa come una lampadina, no? Perché si tende a dire ci sono certe parole che al maschile e al femminile hanno un valore e un peso diverso. E in realtà l'esempio tra maestro e maestra mi sembra che possa essere, come dire, quasi come una strada verso il ritornare a qualcosa, un riequilibrio. Perché se penso, magari maestra può essere riduttivo e si pensa alla maestra delle elementari e il maestro si pensa a un direttore d'orchestra, per esempio, ma com'era grande e di valore il termine maestra, quando io penso alla mia maestra che la abbracciavo così perché era grandissima alle elementari, e il valore che le maestre sanno dare nella vita dei bambini, quando sono maestre brave che poi quei bambini all'università fanno faville, perché la maestra fa la differenza. Quindi adesso usando un termine semplice rispetto anche a tutto il lavoro di storia sui termini che hai portato tu, mi veniva di condividere questa cosa proprio dal cuore. E poi rispetto al discorso della parola che crea, no, dicevi anche i non, no? I non sono, dicono anche nel coaching, il non non esiste, non dire una cosa che sia non, di il verbo o la parola, il verbo all'attivo. E per cui ecco, rispetto a questo volevo portare una riflessione anche sugli slogan che usiamo e che forse alle volte possono essere un po', come dire, controproducenti. E penso, mi vengono in mente i non una di meno o no violenza sulle donne, no? Che stiamo in quello, è vero che quello è il focus, però poi c'è il non che non si sente e rimane il valore della parola. E l'ultimissima cosa che ti chiedo, magari uno spunto in più, il sacro femminile anche dentro agli uomini, hai detto. Quindi come nel tuo percorso, come vengono coinvolti gli uomini in questo? Perché Giustiniano ha detto io mi sento solo quando sono qua con voi. Come vengono coinvolti gli uomini? Allora intanto ti ringrazio moltissimo di questo tuo intervento. A proposito di maestra è molto interessante perché ad esempio noi diciamo il maestro interiore, se dici la maestra interiore pensiamo esatto all'elementare, oppure sei qua in Sardegna c'è una donna che fa una cosa un po' sciamanica che fila il bisso, che è la seta del mare, è un filo che nasce da una conchiglia, come una cozza gigante, che è quella lanetta tipo quello delle cozze, che viene filato ed è una cosa un po' magica, che ne parla la Bibbia, Salomone, la regina di Saba si vestivano così, lei continua questa tradizione così preziosa, è un filo che al sole diventa come se fosse oro, e lei per esempio ci tiene ad essere chiamata maestro, perché le sembra che essere chiamata maestra la svilisca, quindi che cosa tragica. Come vengono coinvolti gli uomini? A livello pratico? Allora, intanto qui in Sardegna ti devo dire che abbiamo molto forte questo legame con la sacralità, anche perché abbiamo tanti posti sacri molto forti, come il Pozzo di Santa Cristina, i pozzi sacri, insomma, posti dove il femminile era celebrato
E siamo tanti che insomma ci andiamo a cercare di vivere anche queste vibrazioni, e devo dire che ci sono tantissimi uomini, c'è un bel movimento ad esempio di uomini che vogliono risvegliare il maschile sacro, perché esiste il maschile sacro che non è la violenza ma è l'azione, la forza ma diretta alla protezione e all'azione, e anche noi dentro di noi è giusto coltivare il maschile sacro. Perché se io per esempio ho un progetto, la mia parte femminile è quella ricettiva che ci porta ad accogliere il pensiero progettuale, ma poi quando lo devo realizzare, devo mettere in atto il maschile dell'azione. Quindi l'equilibrio deve essere dentro di noi tra maschile e femminile. E il maschile sacro è quello proprio diretto alla protezione, io mi devo proteggere, ma non puoi sentirti in equilibrio se non accogli, cioè, Ryan Esler aveva scritto il calice e la spada raccontando proprio del passaggio tra il mondo del patriarcato e quello dal mondo della matrifocalità a quello del patriarcato, proprio con due simboli che sono il calice e la spada, perché il calice è proprio, rappresenta il femminile, questa è una campana tibetana, rappresenta proprio l'accogliere, no? E l'equilibrio è proprio questo strumento fantastico, perché il battacchio rappresenta il maschile e in effetti tutti e due assieme possono creare il suono magico e armonico, ma solo dall'equilibrio del loro incontro. Da soli non significano niente, è questo che dobbiamo tornare, l'incontro. E la coppa dell'accoglienza del femminile deve essere anche dentro gli uomini. Perché, ad esempio, se io sto parlando, se non ci fosse da parte vostra un ascolto, un accogliere, un essere coppa che accoglie anche emozionalmente e col sentito quello che io dico, cosa sto dicendo? Non sto parlando a niente, per me stessa. Quindi l'accogliere, l'ascolto, quando si dice gli uomini non ascoltano, a parte che non mi piacciono le generalizzazioni, ma è perché gli è stato vilipeso il femminile. Quando vengono educati da piccoli, no, non piangere, cosa fai la femminuccia? Perché castrare la parte del sentimento, la parte dell'emozione? L'essere a contatto col proprio intuito, col proprio sentito, quello è il femminile. Il maschile, il raziocinio e la ragione, che ci deve essere anche dentro di noi, ma l'equilibrio. Quante volte nella vita abbiamo fatto degli errori e poi abbiamo detto: io però lo sapevo, perché una voce dentro di me me lo diceva. Quella voce dentro di te che te lo diceva, il femminile, è il sentire, anche col corpo, le proprie sensazioni, ascoltarsi, quella parte lì deve essere sviluppata anche dentro gli uomini. Perché se non la sviluppano, cosa sono? Dei robot. Sono dei robot. Questo è il... Non so se ho risposto alla tua domanda. Grazie mille. Grazie. Allora, io penso di chiudere dicendo due cose. Intanto ti ringrazio, è stato un bel incontro, ma mi viene da pensare che da oggi in poi ogni volta che sentirò dire delle parole dispregiative rispetto all'universo femminile, troverò la sacralità della parola, tornerò indietro e quindi interverrò dando la versione bella, come dire, no? Quella di cui ci hai parlato. E poi un'altra cosa, che nel recitare ogni giorno l'Ave Maria alla Madonna dovrò imparare anche quest'altra preghiera adesso, perché è molto bella quella che hai creato. Ah, la trovi nel mio sito, che è cristinamuntoni.com, l'ho pubblicata, la trovi. E quindi complimenti però, perché è molto bella. Grazie. Grazie. Bene, allora noi concludiamo questa serata, grazie davvero a Cristina, grazie a tutte voi. L'appuntamento è sul sito di Cristina per la lettura anche così, delle sue riflessioni e di questa bellissima preghiera che noi divulgheremo. E l'appuntamento è domani sera con la psicoanalista, la psicologa amica Daniela Scotto di Fasano, e con la quale cercheremo di passare un'ora insieme
su un tema che abbiamo visto in questi giorni, è il tema un po' della paura, no? E quindi cercare di accogliere questa paura e vedere di appunto vivere comunque in questo clima che ci sta diventando, insomma, a volte insopportabile, soprattutto appunto per quelli che vivono in zone anche molto particolari, quelle che chiamano le zone rosse, le zone gialle. Quindi abbiamo pensato di dedicare una serata, anche perché ci sono stati dei cambiamenti, l'assessora Bora della Regione Marche non potrà fare il suo evento perché appunto è in emergenza, quindi abbiamo spostato l'incontro con le attrici, quindi con Elsa Bossi e con la regista Piera Rossi, a sabato, e quindi domani sera appunto l'incontro con Daniela Scotto di Fasano. Quindi ci vediamo qua alle 18:30. Grazie a tutte. Ciao. E una forte.